è stata una campagna elettorale falsata, proprio perché siamo una città capoluogo di provincia, ma con chiaramente 14.000 abitanti, quindi pochi votanti a fronte di tantissimi candidati, perché questo grande risultato che io personalmente, ma insieme al governo nazionale e regionale, abbiamo portato a casa, ha dato la possibilità di candidarsi dall'altra parte a 220 candidati, solo per dare il numero complessivo. Questo ovviamente al primo turno ha falsato le elezioni, perché chiaramente se non fossimo stati capoluogo non ci sarebbe stato bisogno del secondo turno, perché ovviamente noi avremmo vinto con una percentuale molto più alta, ma questa possibilità diciamo, amplia la democrazia, la rappresentatività, quindi questo è un dato estremamente positivo. Mi sento bene perché quel progetto che abbiamo iniziato 10 anni fa di liberare la città dall'oppressione di un governo di 70 anni, della stessa parte politica che terrorizzava la gente se non votavano dalla parte giusta, chiaramente noi abbiamo riportato la libertà, e io avevo il timore che potesse tornare la cupola del terrore e della paura se non eri dalla parte giusta. Adesso i cittadini sono tutti uguali, abbiamo riconfermato la democrazia, e questo è il sentimento che ho, ma soprattutto ho la consapevolezza di poter portare avanti, continuare questo grande progetto di fare la storia di questo territorio, perché Urbino, dopo essere diventata appunto capoluogo di provincia, uguale a Pesaro, adesso andiamo avanti per un progetto ancora più importante, quello di creare la provincia di Urbino, e conto di avere la disponibilità, il dialogo con tutti i comuni del nostro territorio dell'entroterra, perché il circondario di Urbino, che sono circa 35 comuni, possono veramente cambiare la storia di questo territorio e riportare la vita all'interno della nostra provincia, per evitare che continuino a emigrare i comuni verso la Romagna, perché quello che abbiamo perso nel Montefeltro ha una responsabilità ben precisa, che i governi del centro-sinistra della regione non hanno fatto nulla per trattenerli. Noi invece vogliamo un territorio unito e compatto, e vogliamo portare i servizi su tutto il territorio. Urbino adesso, da capoluogo di provincia, lo può fare. Vogliamo portare i servizi che ha la città nel territorio, perché ecco, vogliamo lavorare insieme, noi non siamo divisivi, siamo inclusivi, e invece dall'altra parte è stato professato in campagna elettorale che noi siamo così, abbiamo messo il tappo alla città. La città è una città libera da quando c'è Gambini, chiaramente non è che sono io da solo, abbiamo una squadra molto ampia che è di persone serie, capaci, oneste, che vogliono aiutare la città e vogliono dialogare con i cittadini. Quindi è una, veramente stamattina ho proprio così un sentimento di serenità, perché abbiamo riportato serenità in città. Ecco, e non c'era, era sparita anche con la campagna elettorale. Una campagna elettorale di 5 mesi che hanno denigrato la città come se fosse morta, come se fosse finita. Invece la città che verrà, quelli che dicono gli altri che volevano fare, già è arrivata, già è venuta, perché stamattina in piazza qui abbiamo tantissime persone, tanti turisti, tanta gente, è una città viva che è ricominciata a crescere, questo è il dato importante.